Amici di Autodettagli, benvenuti in questo mio nuovo video. Era da un po' che non mi facevo vedere sul canale per diversi impegni tra lavoro, famiglia, eccetera. Ed ecco qua che sono riuscito finalmente ad editare il mio nuovo video. Un video che vi mostrerà i procedimenti che di solito seguo nella pulizia degli interni di un'auto. In questo caso una Citroen C3 di un amico che era veramente in condizioni pietose. Quindi vedremo insieme tutti i vari passaggi, vedremo insieme vi spiegherò anche i prodotti che ho utilizzato, troverete i link nella descrizione del video e nulla, e vediamo un pochettino come Andrea va a pulire l'interno di un'auto. Però prima di cominciare andiamo a vedere qual è l'auto del mistero, o meglio il dettaglio dell'auto del mistero di questo video. Indovina l'auto! Indovina l'auto by Autodettagli! I più esperti hanno già capito di che auto si tratta e la sua piattaforma era condivisa con un modello europeo. Vi dico già che è giapponese. Dai, provate a indovinare che è facile. Dopo un'accurata ispezione degli interni, dopo aver rimosso tutte le parti più grossolane come spazzatura, cartacce, bottigliette, eccetera, la prima cosa che faccio è rimuovere i sedili. Perché rimuovo i sedili? Ovviamente facendo attenzione a tutte le connessioni relative agli airbag, eccetera. Perché li rimuovo? Perché così è più facile pulire in maniera molto precisa la moquette dell'auto, la tappezzeria dell'auto. Inoltre sarà molto più facile pulire anche i sedili, verranno molto meglio. Ora vedete qua quante cose si nascondono sotto i sedili. Beh, con i sedili montati è più difficile aspirare. Infatti il prossimo step è proprio quello dell'aspirazione. Passate molto bene l'aspirapolvere perché, come dico sempre, una buona passata di aspirapolvere fa davvero davvero la differenza, anche se magari non proseguite con la pulizia. Solo se avete passato l'aspirapolvere la macchina avrà un aspetto molto molto più decoroso. Quindi il primo passo per poter ottenere un lavoro soddisfacente è proprio quello di passare bene l'aspirapolvere. Munitevi di spazzoline, come vedete io ne ho di diversi tipi, una che sembra quella dei piatti, effettivamente lo è, ma mi è utile per raggiungere i punti più nascosti. Un'altra spazzola per raccogliere, insomma, le parti più grossolane, anche per poter rimuovere la sabbia da sotto la tappezzeria, e anche una spazzola di gomma perfetta per poter togliere capelli, peli e peli animali, molto fastidiosi effettivamente. Quindi, come vi ho appena accennato, se volete fare un ottimo lavoro, dovete prima passare l'aspirapolvere. Bene, può sembrare una banalità, ma per chi per esempio non si cura molto dell'auto, solo passare l'aspirapolvere fa cambiare davvero aspetto all'auto. Poi il resto viene dopo, però prima di tutto l'aspirapolvere. Questo non mi stancherò mai di ripeterlo, passatela ovunque, ovunque, ovunque. Cookie soda, babe.
L'aspirapolvere poi non deve essere passata solo nella moquette o nei sedili, ma in ogni parte dell'auto. Come vedete, io, grazie all'ausilio di un pennello da detailing, vado a rimuovere tutta la sporcizia da tutte le fessurine, da tutte le bocchette, da tutti gli interstizi del cruscotto. Ovviamente il pennello unito all'aspirapolvere, vedete? Bene, quindi mi raccomando, l'aspirapolvere è fondamentale anche in questa parte. Non riuscirete mai a pulire bene l'auto se non passate anche l'aspirapolvere, non so, cioè, oltre che la moquette, se non passate l'aspirapolvere anche nel cruscotto, nei pannelli porta, ovunque, nel portabagagli ovviamente. L'aspirapolvere è fondamentale, deve essere un aspirapolvere potente, potente. Se avete un bidone aspiratutto dalla buona potenza, siete a cavallo, però anche con l'aspirapolvere di casa si possono ottenere degli ottimi risultati. Dopo aver rimosso tutta la sporcizia con l'aspirapolvere, inizio sempre la pulizia dalla moquette. Come vedete, utilizzo un irroratore di acqua e detergente. Ci sono ovviamente modelli professionali o modelli da giardinaggio, un po' come questo che sto utilizzando io, che fa assolutamente il suo dovere. Non per forza bisogna avere uno spruzzino di chissà quale marca o chissà quale... insomma, con le nome particolare o suonante, è più che sufficiente. Date una bella pompata e spruzzate. Poi, dopo aver irrorato per bene, distribuito per bene il detergente, procedo con la spazzola rotante. Però attenzione, la spazzola rotante non la utilizzo sempre, la utilizzo dove la moquette me lo consente. Perché? Perché magari ci sono dei tessuti che sono particolarmente fragili o usurati e che potrebbero venire danneggiati in maniera irreversibile proprio dalla spazzola rotante. Quindi utilizzo una spazzola manuale, un pochettino più laboriosa come cosa, ma a volte è necessario. In questo caso, questa C3, la moquette, per quanto potesse essere sporca, era in condizioni ottimali, nessuno strappo, era integra, quindi non ho avuto alcun problema a utilizzare la spazzola. Il metodo che io utilizzo è quello dei passaggi incrociati. Adesso qua vedete una cosa un pochettino più rapida. Utilizzo anche quest'altro tipo di spazzola. Questo tipo di spazzola sembra quella del water, mi serve per ripulire magari le parti verticali, vedete, la cassa dei contorni della moquette. Aiuta a rimuovere quello sporco che è più difficoltoso da rimuovere con la spazzola rotante, con la piatta. È uno strumento davvero utile, un vero must have per tutti i detailer o aspiranti tali. Dopo aver eseguito la pulizia con la spazzola rotante, allora passo all'aspirazione grazie alla mia diesel Spot Clean Pro It. Questa è la macchina iniezione e estrazione. Nel primo passaggio inietto ed estraggo, nei passaggi successivi invece estraggo e basta. Qui vale sempre il solito discorso dei passaggi incrociati per
e non tralasciare nulla per avere una superficie pulita in maniera omogenea. Quindi mi raccomando, se avete un macchinario del genere, fate sempre passaggi incrociati e dosatevi bene col detergente, perché non sempre serve spruzzare quantità su quantità di detergente. Dopo aver pulito la moquette, è l'ora di passare alle plastiche, ai vetri, al volante, insomma tutto quello che c'è dentro la macchina. Come vedete, questi interni erano veramente indecorosi, il volante aveva creato una sorta di corazza di sporcizia. Ho dovuto faticare parecchio per poterla ripulire. Bene, qui vedete che spruzzo il mio APC direttamente sulle plastiche e vado poi a lavorarlo con il mio bel pennellino da detailing in maniera molto accurata e precisa, eseguendo dei movimenti circolari così da non lasciarmi sfuggire nessuna parte del cruscotto, dei pannelli porta o delle plastiche che devo andare a trattare. Come vedete, bisogna passare il pennello in ogni fessura, in ogni punto del cruscotto in modo tale da avere una superficie veramente pulita e igienizzata. Was habt ihr dann da? Unfest hier vor. Eben wir von Liebesgrotte quarn. Unfest hier da. Opus gute habe ich an die Jungs zu nehmen. Unfest hier da. Per il volante invece è sempre un modo diverso di lavorare, perché dipende molto dalle condizioni in cui si presenta, dallo stato di usura della corona e insomma da come è stato trattato il volante. In questo caso ho dovuto utilizzare una spugnetta di melamina, ma ovviamente con un prodotto per pelle e soprattutto con molta delicatezza, perché il volante aveva proprio una sorta di incrostazione di sporcizia, sembrava quasi il guscio
guscio di una tartaruga, esteticamente parlando, e quindi sono dovuto entrare con le maniere un pochettino più forti. Quindi, sfruttando questa spugnetta che ha un potere abrasivo, sono riuscito ad eliminare quella sorta di crosta di sporco e a riportare il volante, per quanto danneggiato ormai dall'usura, a uno stato più, diciamo, più consono a una macchina pulita. Per quanto riguarda l'utilizzo della melamina, ripeto, dovete utilizzarla molto delicatamente, tamponare o sfregare proprio leggermente, senza quasi applicare pressione, perché potreste creare dei danni. In alcuni volanti non è necessario assolutamente sfruttarla, vi basterà una spazzolina e un panno in microfibra. Ovviamente utilizzate sempre prodotti adeguati, prodotti per pelle, come questo che sto utilizzando io, un buon prodotto per pelle che ha un buon potere pulente e soprattutto rende la pelle morbida e idratata. Non dimenticate poi di ripulire ovviamente non solo la corona ma anche il tappo dell'airbag e tutto quello che c'è intorno. Non tralasciate nulla e vedrete che avrete un volante perfettamente pulito, perché ricordatevi che il volante può essere un vero ricettacolo di batteri. Ed è la cosa che toccate di più in assoluto, oltre al cambio, all'interno della vostra auto. Quindi se avete le mani sporche e andate a toccare il volante con le vostre mani, lo sporcherete, per forza. Però una volta che magari avete le mani pulite e ritoccate il volante dopo che l'avete toccato con le mani sporche, le vostre mani come saranno? Saranno sporche. Un passaggio poi fondamentale delle plastiche è il passaggio finale, cioè quello del dressing, un prodotto che permette di proteggere e ravvivare le vostre plastiche. E non solo permetterà di rallentarne l'invecchiamento, ma eviterà che lo sporco e la polvere si depositi facilmente. Quindi se volete mantenere la pulizia delle vostre plastiche al top, dovete utilizzare un buon dressing, fondamentale. Come per la pulizia della moquette, l'aspirazione è un passaggio fondamentale per la pulizia dei sedili. Se non passate bene l'aspirapolvere, il sedile non vi verrà mai pulito come desiderate. Quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve, passate l'aspirapolvere in ogni fessurina, in ogni interstizio. Che bella parola, interstizio! Passatela ovunque e siate accurati, perché il passaggio dell'aspirapolvere è il primo passo per la vera pulizia dei sedili. Senza questo passaggio, ovviamente lo farete, però senza averlo fatto bene, il sedile non verrà mai ben pulito come sperate. Dopo aver passato bene l'aspirapolvere, io procedo sempre alla pulizia delle plastiche o delle parti in metallo avviste nel sedile, utilizzando un buon APC, in questo caso della Fenice, ovviamente diluito a dovere. Dopo aver fatto la pulizia delle plastiche, passo a distribuire il detergente per tutta la superficie del sedile. Dopo aver cosparso il sedile del detergente, procedo con il passaggio della spazzola rotante. Così come vi ho detto per la tappezzeria, deve essere fatto centimetro per centimetro in maniera molto accurata.
E ora la mia parte preferita, l'aspirazione, un'iniezione ed estrazione del detergente. Come vedete utilizzo sempre la mia bellissima Bissell Spot Clean Pro It, che è davvero un ottimo prodotto per chi fa questo per hobby e vi permette di ottenere un livello di pulizia davvero, davvero ottimale. Come vedete procedo all'aspirazione di ogni parte del sedile, quindi prima passaggi orizzontali o verticali e viceversa, e procedo quindi a eliminare tutto lo sporco più nascosto delle superfici di questo sedile, del sedile. Poi procederò man mano che aspiro a svuotare il macchinario e a ripristinare poi l'acqua e il detergente necessari per poter effettuare la pulizia. Bene, ora che me ne sono andato via, ritorno con uno strumento per me molto utile e importante, ossia il levapelucchi. È l'ultima passata di finitura che do prima di rimontare i sedili. Questo vi permette di eliminare, sapete, quelle particelle che magari rimangono appiccicate ancora al sedile, qualche peletto che ci è sfuggito. Insomma, è giusto l'ultimo tocco, la ciliegina sulla torta, se vogliamo, prima di rimontare il sedile. Anche se la ciliegina più grande, nel caso, sarebbe un bel trattamento idrofobico dei sedili. Ultimata la pulizia dei sedili, come vedete sono vestito in maniera diversa perché ho fatto tutto il giorno dopo, perché la pulizia mi ha portato veramente via tantissimo tempo, procediamo a rimontare i sedili, quindi li riportiamo all'interno dell'auto, individuiamo i fori di fissaggio e colleghiamo tutti i connettori dei airbag, i sensori eccetera eccetera eccetera, facendo attenzione a non romperli perché altrimenti è una situazione un po' antipatica. Bene, dopo aver insomma lottato un pochettino andiamo a prendere gli attrezzi per fissarlo. Bene, il video è terminato. Abbiamo visto tutti i passaggi che seguo per poter ripulire gli interni di un'auto. In questo caso era un'auto piuttosto sporca. E quindi spero che questi suggerimenti che vi ho dato, che questo video comunque vi possa essere in qualche modo utile per poter seguire quello che io chiamo un processo, un procedimento, un protocollo preciso. Perché io quando effettuo la pulizia di un'auto seguo sempre gli stessi step. Se vi può essere utile potete anche creare magari una checklist che vi suggerisce, vi ricorda tutti i passaggi da seguire, da seguire, e ogni volta che fate un passaggio magari potete andare a spuntare per essere certo che quel passaggio sia stato seguito. Bene, prima di salutarvi però ora cerchiamo di svelare qual è l'auto del mistero di questo video. Bene, vediamolo insieme. Si tratta proprio di una Mitsubishi Carisma. La sua piattaforma era condivisa con la Volvo S40, proprio il modello europeo di cui vi parlavo all'inizio del video. Brava chi ha indovinato! Il video ora è veramente finito, è veramente finito. Quindi se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like al video, condividetelo se avete piacere, e se non vi è piaciuto un bel dislike, sempre però con un consiglio utile, un suggerimento, ricordatevi che io non sono professionista, e niente, quindi ci vediamo al prossimo video che spero sia più, insomma, più vicino come uscita rispetto a quest'ultimo che ho appena caricato. Quindi niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, questo è fondamentale, e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita, un po' come quello che insomma che ho appena caricato. Chi ha la lampadina dling, li suona e lo avvisa che è uscito il mio nuovo video. E mi pare che è tutto, quindi alla prossima, ciao.